Brani tratti dal diario di Joseph Goebbels, 1924. Sono nato il 29 ottobre 1897 a Reith, una piccola città industriale vicino a Düsseldorf, sul Basso Reno. Mio padre Fritz era un impiegato che guadagnava 150 marchi al mese. Intorno al 1900 comprò una casa, piccola e modesta, su Dahlenstrasse, dove viviamo ancora oggi. Blick auf den kleinen Hof hinter dem Wohnhaus. Im Hintergrund der Lieblingsplatz des jungen Josef Goebbels. Die Volksschule in der Josef Goebbels Straße, in der junge Josef Goebbels seine ersten Schuljahre verbrachte. Mi presi una polmonite e rimasi malato a lungo. Ebbi la febbre e terribili allucinazioni che mi resero un bambino debole e fragile. Ricordo che una domenica feci una lunga passeggiata a Geistenbeck con tutta la famiglia. Il giorno dopo tornò il mio problema al piede. Che dolore terribile. Nonostante mesi di cure, il piede rimase paralizzato per tutta la vita. Da quel momento ebbi una giovinezza priva di gioia. Dovevo riguardarmi. Non potevo giocare con gli altri ragazzi. Divenni solitario e introverso. Gli amici mi avevano abbandonato. Auf der Straße nach Rheindahlen, einem beliebten Ausflugsort der Reiter Einwohner, besonders zur Kirmeszeit. Dal 1915 al 1918, il mio amore per Lene Krage, il primo bacio a Gartenstrasse. Lene è testarda e la cosa mi angoscia. Comincio a tenere un diario. Scrivo molte poesie, ma sono andate perdute. Passo il tempo con Lene in uno stato di idillio romantico. Il 1917 è un anno di fame e di dolore, ma riusciremo a sopportarlo. Dico addio a Lene. Di notte dentro il Kaiser Park le bacio il seno per la prima volta. E per la prima volta si concede a me. Le banche e la borsa, le industrie e il capitale dei mercati. Ho bisogno di raccoglimento. Scrivo poesie deprimenti. Gli ebrei. Rifletto sulla mia situazione finanziaria. Un'illuminazione spirituale. La Baviera. Hitler. Libri. Thomas Mann e il suddito di Heinrich Mann. L'idiota di Dostoevskij. Mi sento sopraffatto. Ho la rivoluzione dentro di me. Ma rimango pessimista su tutto. Disprezzo Colonia. La banca è una perdita di tempo. Il mio salario è quasi zero. Non lo sopporto più. Decido di darmi malato. Luglio 1924. Serve una guida forte per la Germania. Facciamola finita con gli esperimenti e le parole vuote. E mettiamoci al lavoro sul serio. Mandiamo via gli ebrei che rifiutano di diventare veri tedeschi. Diamo loro qualche bastonata. La Germania attende l'avvento di un uomo, come la terra desidera la pioggia in estate. Solo le nostre risorse di forza, entusiasmo e impegno possono salvarci ora. Forse può salvarci solo un miracolo, null'altro. Luglio 1924. Sono insofferente su tutto. Ogni cosa che faccio va in malora. Non c'è via di fuga da questo buco. Mi sento prosciugato. Non ho ancora trovato un vero scopo nella vita. A volte ho paura di alzarmi dal letto al mattino. Non c'è ragione di alzarmi. Konditorei Remges, die Dr. Goebbels in seiner Primaner Zeit gern besuchte. Seine Stammplätze.
in der Josef Goebbels Straße. La mia vita è priva di senso. Sto vagando, senza meta, perso nell'universo. La mancanza di soldi è opprimente. Che destino tremendo. Perché mi prendo la briga di leggere questi giornali insulsi? Mi fanno sentire più stupido. La politica mi uccide. 27 settembre 1924. La mia reputazione di oratore e scrittore che si occupa di politica e cultura si diffonde in tutta la Renania tra i sostenitori del nazionalsocialismo. Stasera tengo un discorso a Neuss. Non li preparo mai. Parlare a braccio non è difficile come immaginavo. Ma mi ripeto che la pratica rende perfetti. Farò esperienza in questo piccolo raduno di sostenitori. Sono soddisfatto del mio compito. Mi appaga questo tipo di lavoro. Sono alla ricerca del nuovo Reich e dell'uomo nuovo. E posso trovarli solo grazie alla fede. La fede in noi stessi ci guiderà alla vittoria finale. Heil! 13 aprile 1926. Sono arrivato a Monaco di sera. L'auto di Hitler era lì. Siamo andati in albergo. Che ricevimento grandioso. Ho fatto un discorso in una birreria storica. Kaufingerstrasse, Frauenkirche, meravigliosa architettura gotica. Sono andato in una taverna, salsicce e birra. Vivere a Monaco è terribilmente borghese. È una città deliziosa e il sole brillava su di noi. Tornato in albergo ho saputo che Hitler aveva chiamato, voleva darci il benvenuto e pochi minuti dopo era lì. Alto, forte e vigoroso. Mi piace. Ci mette in imbarazzo con la sua gentilezza. Gli abbiamo fatto delle domande e ha dato risposte brillanti. Lo amo. La questione sociale. Idee del tutto nuove. Ha pensato a tutto. Il suo ideale è una combinazione di collettivismo e individualismo. La produzione deve rimanere agli individui. Le grandi aziende, i fondi finanziari, eccetera, vanno nazionalizzati. Discutiamo di questo. Posso accettare quest'uomo illuminato come leader. Mi inchino alla sua superiorità. Riconosco il suo genio politico. Giugno 1926. Hitler è sempre un camerata gradevole. Non si può fare a meno di apprezzarlo come persona. Ha una mente stupenda. Come oratore, ha trovato una meravigliosa armonia tra il gesto, l'espressione facciale e la parola. È un motivatore nato. Con lui possiamo conquistare il mondo. Dategli il comando e scuoterà questa repubblica corrotta fino alle fondamenta. Ottobre 1926, Plauen. Una lettera di Hitler. Il mio lavoro a Berlino è confermato. Hurra! Sarò lì tra una settimana. Aprile 1928. Ho tenuto un discorso a Friedenau ieri, davanti a un pubblico eminentemente borghese. Ma lentamente mi sono fatto strada nelle loro menti. Più tardi quella sera ci hanno aggredito per strada. Ho visto il film di Eisenstein I 10 giorni che sconvolsero il mondo. È troppo artificioso, anche nelle scene migliori. Alcune riprese della folla sono ben fatte. Quindi è questa la rivoluzione. Possiamo imparare molto dai bolscevichi, soprattutto il loro uso della propaganda.
ma il film è troppo smaccatamente propagandistico. Con meno enfasi avrebbe avuto un impatto maggiore. 17 maggio 1928. Sono andato fuori città con un distaccamento dell'SA. Era il giorno dell'Assunzione, il tempo era magnifico. Siamo partiti dal ponte di Pichelsdorfer. Siamo passati per Spandau, Neuerdorf e Tegel. Fino a lì tutto bene. Poi abbiamo preso la Müllerstrasse fino a Wedding. Uno splendido corteo. Ai lati delle strade i comunisti ci urlavano contro, ma i nostri uomini sono andati avanti, come veri eroi. Non hanno mai esitato, mai indietreggiato di un centimetro. Con gente così, un giorno conquisteremo il mondo. Maggio 1928. I nostri nuovi uffici prendono forma. Tutti lavoriamo sodo. Tornato a casa, mi sono rimesso al lavoro. Solo allora mi sono reso conto di quanto ero stanco. Mi manca il dolce tocco della mano di una donna. 16 ottobre 1928. Cosa vuol dire il cristianesimo oggi? Il nazionalsocialismo è una religione. Ci manca solo un genio religioso capace di eliminare le pratiche religiose obsolete e rimpiazzarle con cerimonie nuove. Ci mancano le tradizioni e un rituale. Un giorno il nazionalsocialismo sarà la religione di tutti i tedeschi. Il mio partito è la mia chiesa. E credo di servire Dio nel modo migliore, facendo la sua volontà e liberando il mio popolo oppresso dalle catene della schiavitù. È questo il mio Vangelo. Ottobre 1928. Non ho né amici né moglie. Forse sto attraversando una grave crisi spirituale. Il piede mi dà i problemi di sempre. Un dolore che non cessa mai. Girano delle voci secondo le quali sarei omosessuale. Gli agitatori cercano di sabotare il nostro movimento. Vengo trascinato in baruffe irrilevanti. Mi viene voglia di piangere. Aprile 1929. Ci sono troppi filistei nel partito. A volte la linea politica elaborata a Monaco è intollerabile. Non ho intenzione di accettare insulsi compromessi. Difendo le mie convinzioni, anche se può costarmi il posto. A volte ho dei dubbi su Hitler. Perché non interviene? Gli opportunisti vogliono mietere il grano prima che sia maturo. Ci sono dei gravi fraintendimenti nella SA. Quando vedo che tutto quello che abbiamo conquistato, con tanti sacrifici, viene gettato al vento, mi viene voglia di urlare. Vor 10 Jahren scharte sich eine Handvoll entschlossener Nationalsozialisten ihren neuen Gauleiter von Berlin. Unter seiner Führung begann der Kampf die rote Reichshauptstadt. Zäh und verbissen, auf fast verlorenem Posten, setzte sich die alte Garde gegen den Terror der Systemregierung und des bolschewistischen Untermenschentums durch. 1 agosto 1929. È iniziato il congresso del partito. Qui sotto l'SA marciano e cantano. Le ultime notizie. Dovrei rinunciare al mio posto a Berlino per trasferirmi a Monaco, come responsabile della propaganda. Vogliono togliermi il potere vero e lasciarmi solo una parvenza di autorità. Questo è il loro gioco. Ne parlerò al capo all'ora di pranzo. Non credo che sia d'accordo anche lui, ma se è così, mi dimetto. Non perderò il mio tempo a sgobbare per il partito. Ma è inutile angosciarsi con simili problemi, quando giù in strada i reparti della SA marciano e cantano, e il tempo è così bello. 16 marzo 1930. Non ho più fiducia né in quello che facciamo a Monaco né nel capo. Non credo più a ciò che dice. Per varie ragioni, non importa quali, Hitler è mancato alla sua parola 5 volte con me. È doloroso e ho raggiunto le mie conclusioni. Hitler si nasconde. Non prende mai una decisione. Non ci sta più guidando. Si limita a seguire la corrente. Io sono stato assolutamente leale.
ma non posso stare a guardare mentre Strasser prende il comando a Berlino. 12 settembre 1930. Il successo alle elezioni è assicurato. A Berlino abbiamo circa 250.000 voti. Sono tornato a casa esausto, dopo aver dormito solo un'ora. Ho tenuto 7 discorsi in una sera. Penso che sia un record. Ma ora sono a pezzi. Sono molto in ansia. Ho la sensazione che ci fosse qualcos'altro che dovevamo fare. Ma la nostra propaganda elettorale è stata esemplare. 15 settembre 1930. Non sto più nella pelle. Primi risultati elettorali. Fantastici. Tutti festeggiano. È un successo incredibile, sorprendente. Abbiamo spazzato via i partiti borghesi. Abbiamo 103 seggi, 10 volte di più delle elezioni precedenti. Non me l'aspettavo. L'entusiasmo mi ricorda il 1914, lo scoppio della guerra. La situazione sarà delicata nei prossimi mesi. I comunisti hanno retto bene, ma noi siamo il secondo partito. Dobbiamo andare sempre avanti, senza rallentare. Gröning steigt aus dem Auto. Der nächstfolgende Geheimrat Gutenberg, der Führer der Deutschen National. Goebbels, der Führer der Nationalsozialisten. Herr Dr. Goebbels, ein paar Worte zum Mikrofon bitte. Ja, wo will ich denn reinreden? Hier bitte. Ich halte diesen Reis dafür vollkommen überfällig und bin der Überzeugung, dass er aufgelöst werden muss, weil er nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. 15 febbraio 1931. Stasera è venuta Magda Quandt e si è fermata a lungo. È diventata una bionda mozzafiato, la mia splendida regina. Una donna davvero bellissima. Sento di amarla profondamente. Oggi mi sembra di sognare. È meraviglioso amare una bella donna e sapere che il proprio amore è ricambiato. Il 21 febbraio 1931. Göring dipende dalla morfina. Il capo vuole parlargli. Fa le cose più folli. A volte pensa di essere cancelliere, altre ministro della difesa. È un caso classico di megalomania. Ha bisogno urgente di cure. Ormai si è messo in ridicolo. . 28 aprile 1931. Il partito deve diventare più prussiano. Deve essere più socialista. Hitler mi capisce, ma ha delle riserve. Sono riuscito a convincerlo a venire più spesso a Berlino e seguire da vicino la questione del socialismo. Si fida di me e ha condannato i pettegolezzi su di me. Berlino è tua e le cose rimarranno così, mi ha detto. Ho bisogno che sia vero. . 17 giugno 1931. Magda mi fa sentire forte e creativo. Sono felice di possederla. Lei è mia. Adesso ho qualcuno che mi appartiene completamente e mi starà sempre accanto. Anche io le appartengo. Prima viene il partito, poi Magda. L'amore non mi ostacola. Mi stimola ad andare avanti. 30 giugno 1931. Ho scoperto un grande complotto. Le SS hanno una rete di spie qui a Berlino e mi stanno sorvegliando. Diffondono le voci più assurde. Credo siano dei provocatori. Giovedì a Monaco chiederò di mettere fine a questo oltraggio. Hitler deve dirmi se ha fiducia in me o no. Non intendo lavorare in queste condizioni. Himmler mi odia, ma sarò io a sconfiggerlo. Dobbiamo liberarci di quel bastardo senza scrupoli. Göring è d'accordo con me. 20 dicembre 1931.
Finalmente l'attesa è finita. Abbiamo espresso i nostri voti e apposto le nostre firme. Prima io, poi Magda, poi Epp, poi Hitler. E ora Magda è mia moglie. Sono al settimo cielo. Ora siamo davvero felici. Le SA hanno formato una guardia d'onore. La gente ci faceva gli auguri. Maria era la damigella della sposa, Harald il mio aiutante di campo, con l'uniforme della SA. Il pastore Wenzel ha officiato la cerimonia. Non è stato male, ma i preti sono tutti uguali. Poi ci ha infilato gli anelli alle dita. Finalmente Magda era mia. Fuori i membri della SA ci gridavano i loro auguri. Hitler aveva negli occhi lacrime di gioia e mi ha detto: «Ti auguro una vita felice e spero che rimarrai sempre mio amico». Gli ho dato la mia parola. Magda mi aiuterà a mantenerla. Gennaio 1933. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo insediati a Wilhelmstrasse. Hitler è cancelliere. È come una favola divenuta realtà. Le altre nomine: Frick, ministro del Reich, Göring, ministro dell'interno per la Prussia. Tutti avevamo le lacrime agli occhi. Ci siamo congratulati con Hitler, lo meritava. Che meravigliosa euforia. La gente in strada è entusiasta. Nella coalizione i conservatori hanno ottenuto la carica di vice cancelliere e di ministro del lavoro, ma presto ci libereremo di loro. I tedofori erano pronti. Il corteo è cominciato alle 7 di sera ed è andato avanti oltre la mezzanotte. C'era 1 milione di persone per strada. Hindenburg ha salutato la folla. Hitler era nel palazzo accanto. È un nuovo inizio. Un'esplosione di energia popolare. La folla è sempre più numerosa. Ho parlato su tutti i canali radiofonici. Siamo immensamente felici, ho detto. Am 30. Januar ist die nationale Revolution ausgebrochen. Diese Revolution macht nirgends Halt. Sie hat das politische Leben umgestellt und eine Reform der deutschen Nation an Haupt und Gliedern vorgenommen. Adolf Hitler ist der Träger dieser Bewegung. Die Zeit, die wir durchleben, ist von historischem Rang. Wir durchschreiten in Deutschland eine Umwälzung von unabsehbaren Ausmaßen. Die Revolution hat sich siegreich durchgesetzt. Ihre Ergebnisse werden in Deutschland einen politischen Zustand herbeiführen, in dem das Volk wieder zu Ehre, Arbeit und Brot kommt. Dal 2 al 10 febbraio 1933. Girano voci che sarò nominato responsabile delle trasmissioni. Mi hanno emarginato. Magda è terribilmente infelice. Mi hanno scavalcato, messo in secondo piano. Sono così depresso che non ci posso pensare. Mi mettono con le spalle al muro. Hitler non mi sta aiutando. Sono scoraggiato. Ha chiamato Hitler. Aveva già parlato a Funk, il portavoce del mio ministero. Per me è un'umiliazione. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet,
Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. 10 febbraio 1933. Il Führer ha tenuto un discorso fantastico, con parole di fuoco contro i comunisti. Alla fine ha mostrato un meraviglioso, incredibile pathos, concludendo con la parola Amen. Sembrava così deciso che tutti ne sono stati commossi. Erano parole piene di forza e di fede, così nuove e coraggiose, piene di energia e di fierezza. È il miglior discorso che abbia mai fatto. Febbraio 1933. Ho visto il filmato del discorso del Führer al Palazzo dello Sport. Le riprese sono ottime, saranno un eccellente strumento di propaganda. Mostreremo il filmato ovunque il Führer non possa tenere un discorso di persona. La sua forza deriva dall'armonia e coerenza tra la parola, il gesto e l'espressione facciale. Ora i raduni sono diventati un piacere. Abbiamo un nuovo tema che interessa tutti. Abbiamo entusiasmo, energia e un impegno assoluto per la nostra causa. La folla risponde con passione. Possiamo parlare con il cuore, senza paura di urtare i sentimenti degli avversari. Per la campagna elettorale abbiamo raccolto una somma ingente che metterà fine ai nostri problemi finanziari. Ho messo in moto l'apparato della propaganda e un'ora dopo le rotative erano già in funzione. 21 febbraio 1933. La nostra propaganda è considerata esemplare non solo dalla stampa tedesca, ma anche da quella internazionale. Abbiamo acquisito una tale competenza in questo campo nelle precedenti campagne elettorali da poter schiacciare gli avversari. Hanno paura, non osano pronunciare neanche una parola. Mostreremo loro cosa si può ottenere con questo apparato, se si sa come usarlo. Marzo 1933. Il mio ministero ha una nuova struttura. È diviso in 5 dipartimenti che si occupano della radio, della stampa, del cinema, della propaganda e del teatro. Sono tutti temi vicini al mio cuore, perciò mi ci dedico con energia e passione. Oggi la gioventù hitleriana ha marciato su Unter den Linden. Potrei guardarli per ore, senza mai stancarmi. È in corso la rivoluzione tedesca.
Le bandiere con la svastica sventolano su tutti gli edifici pubblici. Ogni tanto qualche funzionario obietta, ma basta una discreta pressione per metterlo in riga. Die nationale Revolution, in deren Verlauf wir heute stehen. 15 marzo 1933. Ho tenuto la mia prima conferenza stampa. Sto sviluppando una moderna strategia di comunicazione. Anche qui bisogna portare cambiamenti drastici. Molti dei presenti non sono in grado di orientare l'opinione pubblica. Li manderò via molto presto. Le sovrapposizioni fra il mio ministero e gli altri causano qualche inconveniente. Ma noi nazisti troviamo sempre la soluzione in fretta, perché affrontiamo ogni questione con solido buon senso. Il 17 marzo 1933. Per la prima volta le celebrazioni di Potsdam si tengono in stile nazionalsocialista. Vengono trasmesse in tutta la Germania. L'intera nazione deve partecipare a questo evento. Lavoro a tutti gli aspetti del progetto fino a tarda notte. Faccio il possibile per imprimere questo momento nella mente dei giovani. Il 22 marzo 1933. Il corteo dei componenti del governo e del Reichstag, dalla chiesa di San Nicola a quella della guarnigione, è stato insopportabile. Siamo stati quasi schiacciati dalla folla. Hindenburg è entrato nella chiesa della guarnigione insieme al Führer. È calato il silenzio fra i presenti. Il presidente ha letto il suo messaggio ai membri del Parlamento e al popolo tedesco. Il 27 marzo 1933. Ho dettato un articolo molto aspro contro gli ebrei e la loro campagna diffamatoria. È l'unica cosa da fare. Gli ebrei sono insensibili alla generosità o a uno spirito magnanimo. Bisogna mostrare loro fin dove siamo disposti ad arrivare. Ho mandato una copia del testo al Führer via telegramma. Deciderà lui quando iniziare la campagna. Il 31 marzo 1933. Molti pensano che il boicottaggio porterà a una guerra. Se manteniamo la nostra posizione, otterremo rispetto. Se cessa la diffamazione antitedesca all'estero, finirà anche il boicottaggio. Altrimenti, lotteremo fino alla morte. Il 25 aprile 1933. Il mio ritorno a casa, a Wright, è diventato una processione trionfale. Ho accettato gli onori solo per mia madre. In questa piccola città provinciale è stata vittima di calunnie e pettegolezzi. È stata disprezzata e perseguitata. E ne ha sofferto molto. Sappiamo come sono queste comunità piccolo-borghesi. Ora voglio ripagarla di quegli anni di tormento morale con un vero trionfo. Per questo sono tornato. Per mostrarle che le sue sofferenze non sono state vane. Bin auf das äußerste gerührt und beglückt durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den mir das ganze Rheinland, den mir meine Vaterstadt und den mir in dieser Stunde der Rheinisch-Fälische Rundfunk bereitet. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln. Sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit sind die Leitsterne meines Lebens gewesen. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. 11 maggio 1933. Ho lavorato a casa fino a tardi. Di sera ho tenuto un discorso di fronte al teatro dell'opera, mentre gli studenti bruciavano quei libri immondi.
ero al massimo della forma. C'era una folla immensa. Oggi il tempo è magnifico. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Agosto 1933. Inaugurazione della Fiera della Radio. Un'occasione di grande prestigio. Il mio discorso è stato accolto bene. Es ist nicht wahr, dass der Rundfunk ein Eigenleben neben der Zeit führen könnte. Er hat mehr als jede andere Form unseres öffentlichen Daseins die Pflicht, der Zeit, ihren Forderungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen und Ausdruck zu geben. Ho visitato l'esposizione, niente male. Per la televisione mancano pochi mesi. Ho fatto una chiamata al capitano della Brema, che naviga in Oriente. Comunicavamo perfettamente. La gente è colpita dalle innovazioni tecnologiche. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Also Sie schneiden das Bobrennen. Gut. Und Sie das Skispringen. Jawohl. Mein Führer, die Belegschaft der Siemenswerke und mit ihr das ganze schaffende deutsche Volk gelobt Ihnen, in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen. Und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen, sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Wie kann ich... Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete, aber mein Freund, ich hab die anderen genauso vernichtet. Sie sind ein... Sir John Simon. Monsieur Dollfuss.
Le docteur Goebbels arrive à la séance. The bureau had hardly adjourned its meeting on Saturday. 25 settembre 1933. Sono andato alla Lega delle Nazioni con Neurath, deprimente. Una riunione di morti. Volevo vedere quelle persone dal vivo. Sir John Simon, il ministro degli esteri inglese, alto e autorevole. Paul Boncour, vanesio e insulso. Un uomo di lettere francese, non un vero uomo. Dollfuss, l'austriaco, un nano, un bell'imbusto e un furfante. Per il resto niente di insolito. Mi hanno scrutato con curiosità. Come siamo superiori, noi tedeschi. È stato un incontro privo di dignità e di stile. I democratici si trovavano bene qui, mentre noi siamo a disagio. Non è posto per noi. La stampa si interessava a me. Mi chiedevano interviste. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, wäre das größte Unglück für die Welt. What does the new Germany think of economic developments in the States? Wir betrachten die wirtschaftliche Entwicklung in Amerikas mit dem allergrößten positiven Interesse. Dr. Goebbels says that here we are in fact concerned with the greatest economic problem, economic and social problem, which the world has ever had to solve, namely to reinstate in the process of production the millions of people who have lost their jobs in factories and shops and offices. Luglio 1935, mercoledì. Sono a Ellingendam e mi tocca sbrigare un po' di seccature. Richard Strauss ha scritto una lettera impertinente all'ebreo Stefan Zweig. La polizia l'ha intercettata. La lettera è impudente e, quel che è peggio, stupida. Strauss perderà l'incarico. Questi artisti non hanno principi politici. Da Goethe a Strauss. Liberiamoci di loro. Strauss che scrive a un ebreo. È disgustoso. Luglio 1935, sabato. Mi sono riposato chiacchierando con il Führer, che lavora sodo alla politica estera. Ma si occupa anche delle questioni interne. È furioso con Frick e i suoi burocrati. Presto lo manderà via. Non mi mancherà. Abbiamo pranzato insieme. Sole, riposo. Una passeggiata con il Führer. È bello vedere la gente comune. Le donne piangevano di gioia. Io ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Ho passato il tempo con il Führer e Helga. È così dolce. Domenica, colazione dal Führer. Era felice di aver passato due giorni magnifici. Progettiamo di creare un centro termale per gli operai sul mare del Nord. 10.000 letti, 15 milioni di marchi. Ne siamo entusiasti. Poi il Führer è partito. Io sono rimasto. Mi sentivo triste. Was wäre diese Bewegung ohne die Propaganda geworden? Und wohin geriete unser Staat, wenn nicht eine wirklich schöpferische Propaganda ihm heute noch das geistige Gesicht gäbe? Marzo 1936. Al lavoro presto. Appello alla nazione. Tengo una conferenza stampa. La campagna elettorale porta via tutto il mio tempo.
Sono andato con Magda a vedere una casa per la villeggiatura. Mi piacerebbe comprarla o affittarla. È sull'isola di Schwanenwerder, sulle sponde di un lago. Staremo a vedere. So, nun schlaft schön. Wir gratulieren dir, lieber Papa. So. Na, das freut einen, dass so viele mit dem goldenen Parteiabzeichen dabei sind. Und die Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Zwölf. Da muss ich mich ja genieren. Ja, wie viele Kinder haben Sie? Drei. Also hier, das ist das Beispiel. Da hinten sitzt einer, der hat 32. Ja, aber nicht von einer. Was? Wie viele haben Sie? Drei. Das ist ja gar aber nicht. Ich bin ja noch. 19 maggio 1936. Il tempo era magnifico a Schwanenwerder. Magda era dolce e gentile. Lunga gita in barca. Il mio assistente Högert teme che i militari assorbano il nostro ministero in tempo di guerra. Un generale capo della propaganda. Che idea grottesca. Mi opporrò. La propaganda deve restare in mano a chi la capisce. 20 giugno 1936. Ieri eravamo a Schwanenwerder in attesa della sfida fra Max Schmeling e John Lewis. Con noi c'era la moglie di Schmeling. Abbiamo ingannato l'attesa raccontandoci storie divertenti. Die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon. Weiter. Alla dodicesima ripresa Schmeling ha messo al tappeto il negro. Fantastico, un incontro appassionante. Schmeling ha lottato e vinto per la Germania. L'uomo bianco ha prevalso sul nero e l'uomo bianco era tedesco. Sono andato a letto alle 5. Novembre 1936. La signorina Riefenstahl ha fatto una scenata. È impossibile lavorare con una matta come lei. E per giunta vuole un altro mezzo milione di marchi per il suo secondo film. Sono rimasto freddo come il ghiaccio con lei. Ha cominciato a piangere. Le donne lo fanno sempre. Ma con me non funziona più. Deve mettersi al lavoro e organizzarsi meglio. Der Deutsche Filmpreis 1937-38. Wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, zuerkannt. Mit einem Fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem Können wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte Bewunderung fand. 6 novembre 1936. Sono andato al lago Bogensee. C'era un'atmosfera calma e pacifica. Lì si può lavorare e pensare. Uno splendido tempo autunnale. Ho passato il pomeriggio leggendo. Assassinio a Davos, di Emil Ludwig. Un'opera pessima, davvero ebreo. Mi farebbe diventare antisemita se non lo fossi già. Bisogna sradicare la piaga degli ebrei. Fino all'ultima traccia. Ho passato il tempo chiacchierando, scrivendo, leggendo. A letto presto. È bello dormire qui nella foresta. 12 dicembre 1936. Ho rimesso in riga i direttori della stampa dissidente. Ho dato loro molti esempi della loro irresponsabilità. La cosa deve finire. D'ora in poi imporrò multe più severe. Mi aspetto ordine e obbedienza. Non tollererò più le teste calde. Dicembre 1937. Sono passato a Schwanenwerder questo pomeriggio. Magda non stava bene.
È stata gentile e paziente. E i bambini sono dolcissimi. Li amo tanto. Abbiamo chiacchierato, giocato e scherzato. È stato divertente. Di sera ho visionato dei film a Berlino. Nubilato, un film girato a Praga con Lida Barova. La recitazione e la regia sono magnifiche, ma è stato girato in luoghi grigi e sporchi. Non amo queste opere tipicamente ceche, ma bisogna riconoscere la maestria con cui l'hanno realizzato. Deutschland begeht in den Bayreuther Festspielen 1938 den 125. Geburtstag Richard Wagners, in dessen unsterblichem Wirken die germanische Welt ihren herrlichsten Ausdruck fand. 25 luglio 1938. Bayreuth, Villa Wanfried. Magda era molto felice. Sta meglio. Siamo contenti di essere di nuovo insieme. Il Führer era già arrivato. Era di buon umore e molto amichevole. Il festival. Abbiamo assistito tutti al Tristano. Magnifica la prima scena, imbarazzante e dozzinale la seconda. Mediocre anche la terza. Ma la musica e l'acustica erano incomparabili. Migliaia di tedeschi residenti in Cecoslovacchia acclamano il Führer. È commovente. Il Führer mi ha detto che affronterà la questione molto presto. Manterrà la parola. Un giorno arriverà la grande occasione. Agosto 1938. Una giornata dura. La sera ho avuto una discussione lunga e appassionata con Magda. È stato umiliante. Non la perdonerò mai. È così dura e crudele con me. Per dormire ho bisogno dei sonniferi. E non tocco cibo da 3 giorni. Al lavoro è la solita, monotona routine. Non la sopporto più. Nessuno mi aiuta. E comunque non voglio nessuno. È importante fare l'esperienza del dolore e non sfuggire ai problemi. È il momento più tormentato della mia vita. 10 novembre 1938. Grandi dimostrazioni contro gli ebrei a Kassel e a Dessau. Sinagoghe bruciate e negozi distrutti. Nel pomeriggio è giunta la notizia che il diplomatico tedesco von Rath è stato ucciso da un ebreo. La mia salute migliora. Sono andato a un raduno del partito nel vecchio municipio, che era gremito. Ho parlato con il Führer del problema degli ebrei. Ha detto: fate continuare le dimostrazioni e fate ritirare la polizia. Stavolta gli ebrei devono sentire sulla loro pelle la furia del popolo. È assolutamente giusto. Ho trasmesso quelle istruzioni alla polizia e al partito. Tutti si sono affrettati a obbedire. È ora che il popolo agisca. Gelegentlich seiner Reise, die ihn durch verschiedene Staaten des europäischen Südostens führte, besuchte Reichsminister Dr. Goebbels Ägypten, wo er von der deutschen Kolonie in Kairo begeistert begrüßt wurde. Bei Gizeh besichtigte Dr. Goebbels die Pyramiden und ließ sich anschließend von dem Leiter der deutschen Ausgrabungen bei Saqqara, Dr. Junker, die historischen Denkmäler und den Stand der Ausgrabungen erläutern. Agosto 1939. Ieri l'annuncio del patto di non aggressione con Mosca ha fatto scalpore in tutto il mondo. Il baricentro del potere in Europa si è spostato. Londra e Parigi sono scioccate. I polacchi fanno gli spavaldi,
rendendosi ridicoli. È stata una mossa geniale del Führer. Vediamo come reagirà il mondo. I convogli militari sono in marcia. Lavoro senza sosta dal mezzogiorno al tardo pomeriggio. Dovrei preparare il mio intervento al congresso del partito, ma è impossibile. Non so chi devo attaccare e chi no. Il Führer vuole parlarmi. Andrò a trovarlo mercoledì. Primo settembre 1939. Ieri, il Führer ha dato l'ordine di attaccare alle 5 del mattino di oggi. Ormai il dado è tratto. Göring è scettico. Il Führer pensa che gli inglesi non interverranno. L'entusiasmo rimane ai massimi livelli. Continuo a lavorare da casa. Do gli ultimi ritocchi alla proclamazione al popolo e al partito. Lavoro ai poster di propaganda per la Polonia. Siamo pronti. Aprile 1940. Il Führer ha lodato la Luftwaffe, che ha completamente rivoluzionato la guerra. Nel lungo termine il dominio aereo conterà più di quello navale. Abbiamo un vantaggio in questo campo. Dobbiamo mantenerlo a tutti i costi. Domanda: quando faremo la nostra mossa? Dipende dal tempo, che è ancora brutto. Dobbiamo attaccare l'Inghilterra e finire il lavoro che abbiamo iniziato. Non possiamo permetterci altri ritardi. E dobbiamo essere pazienti. 5 luglio 1940. Quanto ancora dovremo aspettare? Non riesco a tenere a freno la stampa e neanche il popolo. Bramano la guerra contro l'Inghilterra. 18 ottobre 1940. Sono andato a Tempelhof di primo mattino. All'una del pomeriggio sono arrivato a Parigi. Reichsminister Dr. Goebbels besuchte die Soldaten der Westfront. In einem Fliegerhorst der Luftverteidigungszone West. Das Material, das unsere Aufklärer heimbrachten, wird sofort ausgewertet, um der Führung Kenntnis von allen Bewegungen des Feindes zu verschaffen. Ho partecipato ad una riunione condotta con disciplina e stile. Sembra che l'organizzazione funzioni. Ho parlato a lungo con Göring. I suoi uomini sono fantastici. Il 19 ottobre 1940. Göring mi ha accompagnato a Parigi. Che città incantevole. È tornata l'atmosfera cosmopolita di prima della guerra. Molti soldati. Ho passeggiato per le strade con Göring. Poi ho comprato qualcosa nei negozi. Di sera siamo andati al Casino de Paris, un teatro di varietà. Non è ai livelli di Berlino, ma è pieno di belle donne molto svestite. Non ci sogneremmo di mostrarle così su un palcoscenico di Berlino. Cena da Maxim. Göring mi tratta con molta cortesia. Ha uno stile di vita grandioso. La guerra sembra lontana mille miglia. Göring è una brava persona. Sono andato a letto tardi, esausto. 20 ottobre 1940. In aereo a Trouville. Da lontano ho visto la costa inglese. Tempo magnifico. Sopra di noi passavano i caccia. Göring ha tutto sotto controllo.
their majesties continue to share with their people the perils of the London air raids. They have spent many hours inspecting the damage and personally seeing that everything possible is being done for the homeless and distressed. They toured, among many other places, the famous Madame Tussauds, an early casualty. And here are some of the victims rescued after the bombing. If only they were real. And as everyone knows, the big shops in Oxford Street have been badly hit. The bombing of places like this may seem terrible. It is in fact shocking. But it certainly won't win the war for Hitler. 23 ottobre 1940. Churchill ha lanciato un appello al popolo francese. Impudente, offensivo e pieno di ipocrisia. È un animale grasso e disgustoso. Ho scritto un discorso di replica energico e pungente. Se non rispondiamo, gli inglesi trarranno forza dalle loro stesse illusioni. Lieber Papi, die Soldaten, siehst du uns hier auch marschieren? Und du hast es schon erraten, wir sind da und gratulieren. Musst heraus und fit gefasst, weil du heute Geburtstag hast. 30 ottobre 1940. Ho compiuto 43 anni. In un giorno così ci vuole un po' di riflessione e di meditazione. I bambini sono stati i primi a farmi gli auguri. Si sono messi in fila come le canne di un organo, recitando poesie e offrendomi dei fiori. Che gesto adorabile. Abbiamo guardato un film con i bambini, piangendo di gioia e di tristezza. È stato bello. Sette novembre 1940. Pioggia e nebbia. Fa brutto tempo a Praga. Ho visitato i monumenti, la cattedrale di San Vito con i suoi tesori, gli splendidi edifici antichi, le vie e le piazze. Sono innamorato di questa città. Sembra tedesca. E dobbiamo farla tornare tedesca. Ricevimento al municipio, in un salone magnifico. Lunghi discorsi. Ho pronunciato qualche parola gentile. I nostri irritano costantemente i ciechi, riaprendo vecchie ferite. Non è una buona propaganda. Cerco di riparare i danni. Due aprile 1941. Ho invitato un gran numero di ospiti a casa per la prima di Ohm Krüger, l'eroe dei Boeri. Un successo strepitoso. Il film è un capolavoro. Ne sono tutti entusiasti. Il protagonista Emil Jannings ha superato se stesso. È il tipo di film anti-inglese che sognavamo di produrre. Dafür habe ich dich nach England geschickt, dass du mir wiederkommst als ein Fremder. Du bist ja verengländert. Das darfst du nicht sagen, Vater. Was darf ich nicht? Kannst du die Wahrheit nicht hören? Sieh dich doch an. Sieht so ein Bur aus. England, England. Jedes dritte Wort England. England ist unser Feind, unser unerbittlicher Feind. Wer mit England paktiert, liefert sich England aus. Aber solange ich lebe, wird das nicht geschehen. Das schwöre ich dir, so wahr mir Gott helfe. Sei aprile 1941. Ohm Krüger è stato accolto bene. Le recensioni sono magnifiche. Solo qualche noioso burocrate del Ministero degli Esteri ha sollevato obiezioni. Gli altri lo adorano. Reichsminister Dr. Goebbels empfing Staatsschauspieler Emil Jannings, um ihm seine besondere Anerkennung für den neuen Tobis-Großfilm Ohm Krüger zum Ausdruck zu bringen. Bei dieser Gelegenheit überreichte der Reichsminister Emil Jannings als erstem deutschen Filmkünstler den neu gestifteten Ehrenring des deutschen Films, der in Zukunft für besonders große Verdienste auf dem Gebiet der deutschen Filmkunst verliehen wird. 13 maggio 1941. Questa sera è arrivata una pessima notizia. Trasgredendo gli ordini del Führer, Hess ha preso un aereo ed è scomparso da sabato. Pensiamo che sia morto. Nel comunicato del Führer si ipotizza che la sua fuga sia dovuta all'illusione di negoziare un trattato di pace. È un brutto colpo. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten
und in bösen Tagen zu ihnen zu stehen. Komme, was da wolle! Al momento è impossibile farsi un'idea delle conseguenze. Il Führer è affranto. Che spettacolo offriamo al mondo. Il vice del Führer che diventa un pazzo isterico. È orribile e impensabile. Stringiamo i denti e andiamo avanti. 22 giugno 1941. Ieri l'ho detto al mio staff. Tutti sono stupefatti, ma avevano già presagito la verità. Mi sono subito messo al lavoro, mobilitando la radio, la stampa e i cinegiornali. L'intero apparato funziona a meraviglia. 3:30 del mattino. L'artiglieria pesante è entrata in azione. Dio benedica le nostre armi. Fuori, Wilhelmplatz è deserta e silenziosa. Berlino e il Reich stanno dormendo. Il nuovo Reich viene alla luce in un'epoca meravigliosa. Forse è un parto travagliato, ma il Reich avanza già verso la luce. Risuona una fanfara nuova, potente, tuonante e maestosa. Ho letto la proclamazione del Führer al popolo tedesco a tutte le stazioni radio. È stata un'occasione importante anche per me. Mi sono liberato del peso del lavoro svolto nelle scorse settimane. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. 24 giugno 1941. I cinegiornali hanno impiegato 4.900 metri di pellicola dall'inizio della campagna di Russia. Mostrano le nostre nuove armi, mostri giganteschi che spazzano via tutto ciò che incontrano. L'Unione Sovietica affronta il giudizio divino della storia. In Europa si sta formando spontaneamente un fronte antirusso. Noi non interveniamo direttamente per non destare sospetti. Credo che la guerra contro Mosca si rivelerà il nostro colpo migliore, dal punto di vista psicologico e militare. . 27 giugno 1941. Le dichiarazioni dei prigionieri di guerra russi rivelano un'ignoranza tremenda. È il prodotto del sistema educativo bolscevico. Non c'è traccia di addestramento o disciplina. Molti soldati si uccidono piuttosto che farsi prendere prigionieri, perché hanno raccontato loro cose terribili sui nostri uomini. I nostri bollettini di propaganda non hanno effetto. Siamo costretti a paracadutare dei volantini. . 20 agosto 1941. Il Führer mi ha detto che posso deportare gli ebrei da Berlino al termine della campagna sul fronte orientale. Berlino deve liberarsi dagli ebrei. È uno scandalo indicibile che 78.000 ebrei, gran parte dei quali parassiti, si aggirino liberamente nella capitale del Reich. Rovinano non solo l'aspetto della città, ma anche l'atmosfera. Le cose miglioreranno quando dovranno portare un segno di identificazione, ma per risolvere il problema definitivamente bisogna liberarsi di loro. Primo settembre 1941. Venezia sembra veramente un gioiello nel mare. È la città più bella che conosca. Sono alloggiato su una barca, la Cipro, che è ancorata vicino a Piazza San Marco e offre uno splendido panorama della città. Posso rifugiarmi sulla nave per avere un po' di tranquillità e sfuggire alla confusione mondana della Biennale. Venezia è piena di cineasti venuti da tutto il mondo. Ho pranzato in un meraviglioso palazzo sul Canal Grande. È questo che rende Venezia così incantevole. Vorrei portare alcuni di questi sfarzosi palazzi nella desolazione di pietra della nostra capitale. Entrando in uno di questi edifici, ci si rende conto di quanto sia importante ricostruire Berlino in modo grandioso,
perché nei secoli a venire possa offrire monumenti interessanti ai visitatori. Due settembre 1941. Con l'eccezione di Mussolini, gli italiani non hanno capi. Si vantano di essere maestri nell'improvvisazione, ma in genere le loro improvvisazioni falliscono. Non sono capaci di organizzarsi o di preparare qualcosa in modo sistematico. Stasera, per celebrare il contributo italiano alla Biennale, viene proiettato il film sugli antichi romani La leggenda della corona di ferro. La prima è un fiasco totale. Il film è un'antologia di implausibilità cinematografiche. Non vale la pena di parlarne. Gli italiani riponevano grandi speranze in questa prima, ma il pubblico non ha gradito il film. Sono felice che esperimenti letterari falliti di questo tipo non siano più possibili nel cinema tedesco. Ho lavorato alacremente per eliminare queste sperimentazioni estetizzanti. Va tutto a nostro vantaggio che gli italiani siano privi di talento in questo campo. La serata si è conclusa con un monumentale ricevimento in pompa magna agli stabilimenti cinematografici. A che servono gli eventi di gala se i film sono pessimi? Contano i film, non i ricevimenti. Dopo la festa cammino per la città, illuminata dalla luna. Venezia è di una bellezza incantevole, soprattutto dove non ci sono luci artificiali. Le sue torri e la sua silhouette sono uno spettacolo magico. La guerra sembra una necessità lontana, ancorché inevitabile. La città dimostra con grande persuasività che la guerra può essere solo un mezzo per raggiungere un obiettivo, non un fine in sé. Prince of Wales has anchored. Mr. Churchill leaves to go aboard the United States cruiser Augusta, in which Mr. Roosevelt, supposed to be on a fishing trip in his yacht Potomac, has come to the appointed place. 7 settembre 1941. Mi hanno mostrato un filmato dell'incontro tra Roosevelt e Churchill nell'Atlantico. È realizzato in modo dilettantesco. Non merita alcuna attenzione. Gli inglesi chiamano propaganda questa robaccia. Come siamo superiori al nemico in questo campo. Fanno tanto baccano, ma inutilmente. Hallo, Herr Rühmann. Können wir nachher mal rüberkommen zu Ihnen? Ja, natürlich. Ist Adelie, nicht? Wunderbar. Jetzt ein bisschen eilig. 16 ottobre 1941. Negli scorsi due anni abbiamo prodotto opere cinematografiche di proporzioni inaspettate. Lo dobbiamo alla nostra capacità di trattare temi moderni in modo moderno. Ich fahre jetzt zur Wohnung meines Bruders, zieh mich dort rasch und bringe meinen Koffer her. Können wir morgen eine Karte etwas früher lösen? Etwas früher lösen. Bisschen einen Satz früher lösen. Noch nicht früher. Denn sie muss ja, allein im Bild bleiben. La nuova generazione di cineasti è mediocre. Hanno un'aria troppo borghese. Quasi nessuno di quelli che abbiamo scelto lascerà il segno a livello internazionale. Bisogna rimediare. Per conquistare il mondo, il cinema tedesco deve avere attori che siano delle vere stelle. Non avrò pace finché non avremo fatto progressi in questo settore. Il 19 novembre 1941.
ho letto sudore, fatiche, lacrime e sangue di Churchill, una raccolta dei discorsi tenuti negli ultimi due anni. Churchill dimostra un'intelligenza polemica e scrive con grande abilità. Ha uno stile peculiare, anche se il cinismo dei suoi argomenti sembra azzardato per la nostra mentalità. Non posso negare che Churchill sia un avversario degno di rispetto. Non è stupido come Chamberlain. Novembre 1941. Il Führer non ritiene opportuno occupare le principali città sovietiche. Non porterebbe vantaggi pratici e ci costringerebbe a nutrire masse di donne e di bambini. Lo scopo non è occupare Mosca o Leningrado. Dobbiamo distruggerle e arare la terra dove sorgono. Il Führer gestisce la guerra con un ammirevole disdegno per il prestigio. Non pensa neanche a conquistare Mosca e sfilare in parata nella città. L'obiettivo in questo tipo di guerra non è vincere dei premi, ma distruggere il nemico. È questo il vero scopo e lavoriamo con tutte le nostre forze per ottenerlo. Dicembre 1941. Sto leggendo un lungo rapporto scritto a fine novembre da un ufficiale del fronte orientale. È una lettura istruttiva. Lì manca tutto. Il cibo, la benzina, le armi, le munizioni, i soldati. Il morale delle truppe è ancora relativamente buono, ma hanno la sensazione che qualcosa sia andato storto. Ovviamente l'appello del Führer avrà un effetto liberatorio. La nostra propaganda enfatica viene trattata con disprezzo dai soldati. Mi riferisco in particolare alla propaganda che, contro la mia volontà, sostiene che la guerra sul fronte orientale sia stata quasi vinta. L'addetto stampa del Reich, il dottor Dietrich, non ha idea dei danni che ha prodotto. Il suo discorso è un disastro. Proprio mentre stava parlando, i soldati al fronte stavano combattendo le loro battaglie più dure e affrontando le difficoltà peggiori. È facile immaginare cosa pensi un semplice fante di queste ciance patriottiche. Mi dispiace solo che mi si ritenga in parte responsabile, anche se non c'entro niente. Anzi, io mi ero opposto. Febbraio 1943. Nel pomeriggio ho dettato il discorso che terrò al Palazzo dello Sport. Per la sera era finito e corretto. Penso sia molto efficace. Potrebbe essere una delle mie migliori prove come oratore. Servono discorsi come questo per il morale. È necessario incoraggiare il popolo tedesco. Vorrei che fosse possibile riprodurre me stesso un milione di volte. Per svolgere un lavoro un milione di volte superiore. Febbraio 1943. Ieri, alle 5, è cominciato il tanto atteso raduno al Palazzo dello Sport, davanti a una folla straripante. Abbiamo dovuto far chiudere le porte alle 4:30. C'era un'atmosfera che rasentava l'isteria di massa. Attualmente i berlinesi sono il pubblico politicamente più consapevole di tutto il Reich. Erano presenti quasi tutti i ministri del governo, molti dirigenti territoriali e rappresentanti regionali e statali. Era uno spaccato dell'intera popolazione tedesca. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ja!
Ero in gran forma, credo. E con il mio discorso ho elevato il raduno fino a uno stato di completa mobilitazione spirituale. Il raduno si è concluso in un caos tumultuoso. Nel Palazzo dello Sport non si erano mai viste scene simili, neanche prima del 1933. La nazione tedesca è pronta a sacrificare tutto per la guerra e per la nostra vittoria. Mi assicurerò che la guerra totale non rimanga un assunto teorico. Lautet von jetzt ab die Parole! Nun folgt! Steh auf und Sturm brich los! Marzo 1943. Mentre ero diretto a Berlino, mi hanno informato che la notte scorsa la città era stata colpita dai bombardamenti. Dal primo rapporto non mi ero reso conto degli effetti dell'attacco. Ho fatto un giro nelle zone più danneggiate della città. Ho cominciato con la chiesa di Santa Edvige, che era in condizioni desolanti. Il parroco di Santa Edvige mi ha pregato di trovargli un altro luogo dove celebrare la messa. Ho acconsentito alla richiesta. I piccoli doni alimentano l'amicizia. Maggio 1943. Ho discusso di un nuovo progetto, La cittadella degli eroi, un film che racconterà di un uomo coraggioso e della determinazione di una comunità a resistere anche in condizioni apparentemente disperate. Il film sarà una lezione importante, soprattutto nelle aree che sono sotto attacco. Il film si basa su una storia vera. Les Prussiens ne tirent pas. Mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau? Il regista Harlan, che all'inizio non voleva dirigere il film, ora è entusiasta. Ha promesso che la prima sarà entro Natale.
Per allora ne avremo proprio bisogno. 24 novembre 1943. Ho fatto un altro giro per Berlino, che è in condizioni tremende. Non capisco come gli inglesi abbiano potuto fare tanti danni. Il Ministero della Propaganda è stato quasi interamente risparmiato. Ma lo spettacolo di Wilhelmplatz è davvero desolante. Per prima cosa ho tenuto una conferenza con i dirigenti distrettuali e gli altri responsabili di Berlino per discutere sul da farsi. Stiamo improvvisando molto. La reazione dei cittadini ai bombardamenti è ammirevole. I berlinesi sanno per istinto quando vale la pena riparare un quartiere e quando è meglio abbandonarlo. Gauleiter besucht Berliner Verpflegungsstellen. Zigaretten werden verteilt. Es ist jedem die Möglichkeit gegeben, dem Minister persönlich seine Sorgen und Nöte vorzutragen. Dr. Goebbels sagte: Weder Engländer noch Bolschewisten werden Berlin wieder aufbauen, wenn wir diesen Krieg nicht siegreich bestehen. Wieder aufgebaut wird diese Stadt einzig und allein von uns selbst. Febbraio 1944. Il Führer ha avuto parole affettuose per i berlinesi. Ha sottolineato che Berlino è diventata veramente la capitale del Reich solo dopo i raid aerei degli scorsi mesi. Durante i bombardamenti gli abitanti di Berlino hanno dimostrato un coraggio e una forza insospettabili. Giugno 1944. Ieri, nella notte, sono giunti i primi rapporti sull'invasione alleata a ovest. Il Führer era di umore insolitamente vivace. Hanno lanciato l'invasione esattamente dove avevamo previsto. A meno che non vada tutto storto, saremo in grado di resistere. Purtroppo il nemico ha già fatto sbarcare i carri armati. Dobbiamo mobilitare le nostre riserve. Due divisioni corazzate sono già partite. Il Führer è convinto che ricacceremo indietro le unità nemiche che sono sbarcate e spazzeremo via i paracadutisti. Mit stärkstem Beifall nahmen die Versammelten die Ausführungen des Reichsministers über den Einsatz der neuen deutschen Waffe V1 auf. Ich habe damals nach den schweren Angriffen auf die Reichshauptstadt vom 21. und 22. November in Berlin erklärt, es wird die Stunde kommen, wo wir das den Engländern heimzahlen werden. Die englische Presse hat mich am anderen Tag auf das Massivste angegriffen und die höhnische Frage aufgeworfen, ob die neue Waffe, die ich dort angekündigt hätte, etwa im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium erfunden worden wäre. Ich habe es damals nicht für meine Aufgabe gehalten, die Engländer eines Besseren zu belehren, sondern ich war im Gegenteil der Überzeugung, je länger sie glauben, dass sie nicht kommt, umso besser ist es. Denn die Überraschung ist auch eine Waffe. 18 giugno 1944. Le nostre armi di rappresaglia sono il principale argomento di discussione in tutto il mondo. Gli inglesi fanno il possibile per contrastare la nostra nuova arma segreta, ma non ci riescono. Gli abitanti di Londra sono in preda al panico, terrorizzati. Bombardiamo Londra senza sosta da giovedì sera. Non esiste difesa contro i nostri missili. luglio 1944. C'è molto meno entusiasmo. Né i razzi V1 né i tentativi di respingere l'invasione a ovest hanno avuto successo.
e nessuno si aspetta miglior fortuna a Est. Siamo stati criticati per come abbiamo gestito le informazioni sulla stampa e alla radio. I nostri giornalisti e annunciatori sono stati troppo enfatici, cosa a cui mi sono sempre opposto. La gente non vuole che indoriamo la pillola, vuole sentire solo la verità. Haggart pensa che possiamo usare lo slogan «fatiche, lacrime, sudore e sangue» per i nostri scopi. Uno slogan come quello si adatterebbe a ogni sconfitta. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. Primo dicembre 1944. Prima proiezione della Cittadella degli Eroi. Un vero capolavoro. Heidegger! Deutschen! Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karrensknecht bis zum Bürgergeneral. Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff! Il film è posizionato così abilmente dal punto di vista politico da far pensare che sia stato commissionato per rispondere alle domande che attualmente inquietano il popolo tedesco. Per gli effetti sul morale della nazione, il film è l'equivalente di una battaglia vinta. Febbraio 1945. È inutile girare intorno ai problemi. Non aiuteremo il Führer tacendo per non urtare i suoi sentimenti. Ho avuto una discussione accesa e intensa con lui. Ma il Führer è stato d'accordo su tutti i punti. Penso fosse irritato dal deteriorarsi della situazione, non dal fatto che gli avevo parlato in modo franco e aperto. Se qualcuno come Göring esce dal seminato, va rimesso in riga subito. Non c'è spazio fra chi deve gestire una guerra per damerini vanesi, profumati e pieni di medaglie. Non avrò pace finché il Führer non avrà riportato l'ordine. Per esempio, è davvero di cattivo gusto per un alto ufficiale del Reich andare in giro con una uniforme bianca e argentata. È un comportamento effeminato, data la situazione. Spero che il Führer riesca a fare di Göring un uomo. Kampfraum Frankfurt, unsere Stellungen an der Oder. Der Gauleiter von Berlin, Reichsminister Dr. Goebbels, verschafft sich einen persönlichen Eindruck von den Vorbereitungen zum Abwehrkampf. Der Minister mit Ritterkreuzträger General der Infanterie Busse. Entlang der Oder haben sich Grenadiere und MG-Trupps eingenistet. Marzo 1945. A mezzogiorno sono andato a Görlitz. Il cielo era sereno. La campagna era illuminata da uno splendido sole. Lasciandosi alle spalle le rovine di Berlino, si entra in una regione che sembra non essere stata toccata dalla guerra. È piacevole stare in campagna e respirare un po' di aria fresca. La vita di chi abita in quest'area non è stata sconvolta dalla guerra. Li invidio. Subito dopo ci siamo avvicinati al fronte, entrando in zona di guerra. In lontananza si vedevano le fiammate dei cannoni tedeschi. Poi siamo arrivati all'Auban. La città è stata molto danneggiata dai combattimenti dei giorni precedenti. Die Befreiung der Stadt Lauban. Gegen diesen Ort vor Görlitz treten in den ersten Märztagen mit starker Schlachtfliegerunterstützung deutsche Panzer und Grenadiere zum Gegenangriff an. Nach tagelangen heißen Gefechten dringen die Deutschen am 6. März in die Stadt ein.
I paracadutisti, che si sono distinti nella battaglia di Lauban, hanno sfilato in parata tra le macerie del mercato della città. Il generale Scherner ha parlato ai soldati e ha lodato il mio lavoro con parole gentili. In particolare, apprezza il mio infaticabile lavoro per promuovere la guerra totale. Ha detto che sono uno dei pochi che i soldati al fronte ascoltano. Non c'è traccia di disfattismo. L'ho sperimentato in prima persona durante il discorso tenuto alla milizia popolare nel municipio di Görlitz. Ho parlato della necessità di combattere senza mai arrendersi. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. In the German city of Reit, there is an ancient castle which the people of the city presented to Dr. Goebbels. They'd been ordered to do so by the Nazi party, but I don't suppose they raised any objections, for at that time they thought the doctor was a very fine fellow. They had a rather special regard for Goebbels because he was born in Reit. We know, of course, how unfortunate it is that Goebbels was ever born at all. 11 marzo 1945. Quello che mi sconvolge è il comportamento dei miei concittadini di Reit. Gli americani lo hanno sfruttato a dovere. Un certo signor Vogelsang, che fin dai primi giorni si è dimostrato un filisteo nazionalsocialista, si è offerto alle forze di occupazione americane per fare il sindaco. Affronterò quest'uomo. Sto mettendo a punto un piano per liquidarlo alla prima occasione. Sarà messo in atto da membri del partito di Berlino, addestrati per operazioni di questo tipo. Come era prevedibile, gli americani pubblicano un giornale cosiddetto libero a Reit, una delle prime città che hanno occupato. Ma il loro trionfo appare prematuro. Troverò il modo di sistemare le cose, almeno a Reit. Verteidiger Berlins, auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten.